Ciao ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti all'interno di questo nuovo video. Oggi video tag, cioè non faccio un video tag del 15-18. Però sono stata taggata da Tele, ciao, un bacio grande. Adele è stata taggata a sua volta da Cristina Mistenerelli, che ha tradotto dall'inglese un video originale di Amy's World of Fragrance. Vi lascio tutti e tre i link di tutti e tre i video giù nell'info box. Sono 12 domande, ovviamente tutte riguardanti il mondo dei profumi, quindi let's start. Prima domanda: perché usi le fragranze? Stimola l'umore, abitudine, complimenti o qualsiasi altra ragione? Ma insomma, un pochettino per tutti. Abitudine sì, sicuramente, cioè prima di uscire di casa si spruzza il profumo e se per caso me lo dimentico, ho in borsa una serie di decanto, quindi non si esce senza profumo. Stimola l'umore, più che stimola l'umore, lo scelgo in base all'umore, oppure come mood booster. Se per esempio come oggi c'è una giornata terrificante, grigia, brutta, nefanda, allora magari scelgo un profumo bello, frizzantino, colorato, che allora mi tira su il morale. Ecco, quello sì, sicuramente. E complimenti? No, decisamente no, anzi sono una che porta abbastanza il profumo per se stessa. Tranne se, qualsiasi altra ragione, gliela metto, non proprio da acchiappo, però sì, quasi, nel senso che il profumo è una grandissima, potentissima arma di seduzione. E quindi, se voglio sedurre, perché no, voglio dire, cioè, via, i profumi sono fatti anche per quello, o no? E quindi sì, anche ecco, per seduzione, per sedurre, sì. Ottima arma di seduzione, profumo. Seconda domanda: quanto e dove applichi il profumo? Dipende dal profumo. Se è una colonia, a pioggia. Se è un super estratto che ne basta uno spruzzo e svieni tu e tutti quelli attorno a te, mezzo, magari fatto dentro la camicetta, così me lo sento io e basta. Tendenzialmente, con i profumi normali, faccio quattro spruzzi. Uno, due, tre, centrale, che magari scendo anche un po' sul décolleté, e quattro dietro sulla nuca, magari prendo anche un po' i capelli, così poi svolacchiano, si sente un po' il profumo. Ecco così. Terza domanda: quanti profumi usi al giorno? Normalmente uno quando esco la mattina. Se mi sento particolarmente ispirata, uno prima di andare a letto. Se sto provando i profumi, se sono di studio, anche 4, cioè solitamente magari sì, ne provo tipo uno qua, quindi 1, 2, 3, 4, ecco, se sono di studio, cioè di robe così, di semplini, sì, allora mi metto a studiarli e allora ne porto anche più di uno. Però per esempio, ma con ragazzi le profumerie, ma quanto mi manca andare in profumeria? Ecco, quando si va in profumeria, cioè spruzzo selvaggio, capito? Cioè 1, 2, 3. Se è estate anche sulla spalla 4, se abbiamo le gonne anche sulle ginocchia, cioè spruzzo selvaggissimo, che mamma mi manca andare in profumeria, tantissimo. La quarta domanda mi fa morire da ridere. Cioè, ti piacciono altri profumi, altri prodotti profumati? Beh, secondo te, ma certo che mi piacciono altri prodotti profumati, tutto quello che profuma. Mi piacciono anche le salviette di mia figlia, profumano. Sono queste della Trubi. Ecco, se avete altre salviette da consigliare, sì. L'unica cosa che non mi piace profumata, la skincare, perché la skincare deve fare da skincare, non deve fare da profumo. E sì, poi tendenzialmente i prodotti, il make-up mi fa impazzire che profumi. Le polveri possono profumare, per esempio, o i rossetti, non mi dà fastidio. Per esempio il fondotinta, una crema contorno occhi, che me ne frega che profuma, cioè lo metto qua, che mi frega a me che profuma. Oppure mi piace, cioè, ecco, le orchidee devono profumare, mi piace profumare l'ambiente, ovviamente candele, poi utilizzo tanti gli incensi, guardate che belli, questi sono, vabbè, al di là che sono bottiglie di Yankee Candle finite, piccoline, questi per esempio sono quattro tipi di incensi diversi. Olibano, cioè, tutto di più, cosa c'è qua? Mirra, il palosanto, che mi piace tantissimo. Qua c'è lo storace, che il lardano, ve lo faccio vedere, che bello che è. Guardate che consistenza, se riesco ad aprirlo.
super appiccicoso. No, non lo tocco perché, ma fa un profumo che, wow, mamma mia, che spettacolo. Quindi assolutamente sì, mi piace veramente tutto quello che profumo. 5. Quinta domanda. Quale fragranza nella tua collezione rappresenta meglio il tuo gusto e la tua estetica attualmente? Questo attualmente, soprattutto attualmente, è fondamentale perché domani potrebbe cambiare, ma attualmente vanille, la vaniglia di Mona di Oreo. Ma io perché non uso il tappo? Perché è la malattia. Che spettacolo, ragazzi, questo profumo. Poi il periodo, in questo periodo sono proprio vaniglia di Mona di Oreo. Vaniglia di Mona di Oreo o Beiser Volé, che in questo momento sono fissata, fissatissima. No, vabbè, ma questa è malattia. Guardate dove metto il profumo. Cioè, anche qua dentro. Nel dentro gli anelli. Samsara, bello, Samsara mi piace assai. Dove siamo arrivati? Sesta domanda. Fragranza che ami ma che non indossi spesso e perché? Anche qua, facile. Mi è venuta abbastanza facile la risposta. Sundance di me. Non me l'avvicino troppo perché, come vedete, è parecchio riflettente. Però Sundance di Memo che è andata fuori produzione e quindi questo che ho me lo tengo tipo alterino, untouchable, per le occasioni speciali, ecco, ma lo uso poco perché ho veramente il terrore di finirlo. Anche alla Mui di Luteno ho il terrore di finirlo. Anche Melody de l'Amour o il Travel da. Aspetta, che ve lo faccio vedere. Ho il Travellino qua da 7,5 e ho il terrore di finirlo. Ecco, chiudiamo, qua c'è un macello. Perché? Perché ho il terrore di finirlo, quindi per questo. Settima domanda, dividi le fragranze per maschile, femminile, stagionale, di base o per qualsiasi altra categoria? Allora, non ho ben capito la domanda, dividi le fragranze nel senso che, cioè se sono maschili non le uso, se sono femminili sì? In questo senso no, assolutamente. Nella mia collezione divisioni non ce n'è, l'unica divisione che c'è è nicchia commerciale, quello sì. Stagionale, non sono divise per stagionalità e tendenzialmente le fragranze per me non hanno una stagione, ma ci sono alcune fragranze che porto solo in alcune stagioni. Per esempio, Geranium Pourmancière non riesco a portarla d'inverno, Fracà immaginavo di portarla d'estate con 40 gradi all'ombra, è proprio da soffocare. Quindi ecco. Tendenzialmente non hanno una stagione, ma qualche fragranza sì. Di base, cioè che utilizzo tutti i giorni, sì, nel senso che provo ad utilizzare, raramente utilizzo profumi di nicchia per andare al lavoro, perché tanto, cioè, mi dispiace, ecco, comunque non verrebbe apprezzata, sì che tendenzialmente uno lo porta per sé il profumo, però insomma dipende anche lì, dipende tanto dall'umore, quindi dipende da come mi sveglio. Ottava domanda, come acquisti in genere fragranze? Sempre recensioni, acquisto alla cieca, acquisto sempre in negozi, un po' di tutto. Recensioni, però provo sempre poi ad annusarlo. Sample, sì, ho cassetti pieni di sample, solo di sample. Decant, che ci scambiamo, questi ancora li devo tutti sentire, cioè, veramente malattia. Acquisto alla cieca mi è capitato, l'ho fatto tanto in passato, ultimamente provo ad evitare l'acquisto alla cieca perché il blind buy veramente riserva spesso sorprese non esattamente piacevoli, quindi ultimamente provo ad evitare. Acquisto sempre nei negozi, questo sì tantissimo, anche perché quando poi magari voglio fare le mie overview mi serve avere ovviamente tutto il brand, almeno tutti i sample di tutti i brand, i decanti di tutti i brand. E quindi sì, me li compro spesso, per esempio questi qua, i faggini con questo contenitore di legno e poi dentro ci sono tutti i semplini. Questo per esempio li fa studio olfattivo che si apre così e poi dentro avete i vostri semplini, i sample kit, questo qua l'avete già visto. Quello di Mask, guardate che bello che è, elegantissimo, bellissimo, mi fa impazzire. Questo è un brand che mi piacerebbe tantissimo, di cui mi piacerebbe tantissimo parlarvi, però non so se può interessare, Parfumerie Particulier, perché
È un brand spettacolare, veramente credo non ci sia un profumo che non mi piaccia, però è molto molto ricercato, è difficile anche da abbastanza difficile da reperire, però mi piace da impazzire come brand. Quindi sì, assolutamente, acquisto Sample, forse è la maniera che preferisco, Sample o acquisto Sample. Nona domanda, quale fragranza della tua collezione non è stata amore a prima vista e ti è servito del tempo per amarla? Allora, a parte il Blind Buy, che può capitare, che non mi piaccia proprio, però in generale se compro una fragranza vuol dire che mi piace. Una fragranza, diciamo così, un po' più complicata, che quando la porto divide tanto, l'Air de Zef marocchino, ma ora che ci penso anche Fleur Cachet divide tantissimo, cioè proprio si ama o non si può sentire. E anche con l'Air de Zef marocchino mi è capitato tantissimo. Che quando mi dicono sei da tappeto, che bel complimento, grazie, tutti vorrebbero sentirsi dire sei di tappeto, che meraviglia. Quindi, ecco, però a me fa impazzire, anzi ogni volta che lo spruzzo dico lo utilizzo troppo poco, è troppo bello, mi fa impazzire. Decima domanda, a proposito, come gestisci i fallimenti e le delusioni da una fragranza? Se posso vendo, se no o rimangono dietro nella mia collezione, o le utilizzo in bagno, non so, lo spruzzo sulle tende. Troveremo degli utilizzi alternativi. Undicesima domanda, fragranza, questa pure per me è venuta immediata. Fragranza è nella tua lista dei desideri che non sei in grado di acquistare perché sono 2 anni che voglio Tambour Sacré e non riesco ad acquistarla perché mi sono messa in testa che voglio andare ad acquistarla da Rubini, cioè quindi da Andrea, ciao Andrea, un bacio. Quindi appena si potrà finalmente fare il cambio di regioni, quando potrà andare a Mantova, che tra l'altro è qua vicino perché io sto a Verona e Mantova è in 40-45 minuti, sono a Mantova e ci vado anche relativamente spesso, però nell'ultimo anno non ci siamo mossi e poi prima magari ci andavo di domenica, se vado in gita solitamente è domenica, allora mi capita sempre la domenica che magari sono chiusi. Quindi niente, quando si dice proprio un destino, però ce la possiamo fare, prima o poi ce la farò, ti beccherò Andrea, riuscirò a beccare una riaperta e a prendere finalmente Tambour Sacré di Rubini. Dodicesima domanda, qual è la percentuale della tua collezione di nicchia commerciale e celebrità? Direi 80-85% nicchia, sì, e quindi 15-20% commerciale, celebrità ne ho soltanto 3. Due delle quali potrei buttare, delle quali mi vergogno abbastanza, che sono tipo messe in alto nella libreria delle fragranze, dietro proprio tutte le scatole, non si vedono neanche, prese al buio perché era un sconto da Sephora, e sono Rogue di Rihanna e Itobit, vedi, cioè manco mi ricordo come si chiamano, quindi pensate. Di Beyoncé, e l'unica fragranza invece di celebrità che mi ricorda e che mi piacerebbe ritrovarla è Fame di Lady Gaga. Ve la ricordate questa qua tutta nera con la cosa, il tappo a navicella? Ecco, questa se la ritrovassi mi piacerebbe riprenderla. E poi tredicesima domanda implicita perché non è scritta, ma tagga qualcuno, se no che video tag è? Tago, chiunque voglia fare il video, assolutamente, e se lo fate, fatemelo sapere perché voglio venire a vederlo. Tago Chip e Chop, Vanessa e Andrei, che devono fare questo video per forza. E poi tago la mia super cuccia, tago la mia Elsa, ciao amore. E basta ragazzi, questo conclude il video tag, spero di avervi fatto passare 10 minuti di suspense alla tazza. Non dimenticate come sempre di commentare, mettere like e iscrivervi, di seguirmi su Instagram come @_maiorana e noi se ne va, ci vediamo nel prossimo video. Ciao bimbi!